Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo Vlogmas. Allora, ragazze, io ho cambiato postazione, non mi sono messa lì vicino al camino, ma qui ho già acceso le luci, però le voglio spegnere perché il 6 gennaio è lontano e le bollette aumentano vistosamente. Quindi bello sì il segno del Natale, però se possiamo risparmiare almeno di giorno lo facciamo. E niente, ragazze, vi ricordate la questione del vaso? Allora, il vaso è recuperato. Mio marito se l'è portato in l'abbiamo recuperato dal cestino, se l'è portato in campagna e l'ha sverniciato, qualcosa del genere, insomma, l'ha grattato, in parole proprio povere, e poi ha dato un paio di mani di bianco. Sembra perfetto, dalla foto rendeva. Ora è fuori, l'ha lasciato fuori ieri sera, non l'ho ancora preso. Però adesso lo vediamo insieme perché voglio sistemare l'angolo lì vicino allo specchio. Voglio sistemare anche lì. E in più, ragazze, ho ricevuto un'altra sorpresa ieri pomeriggio, ieri sera, intorno alle 5. Ha suonato il corriere. Ma dico, io non ho ordinato nulla, a meno che non è qualche collaborazione, però imminente, non aspetto nulla. E vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Io ovviamente mi complico la vita perché potrei prendere il cavalletto più grande, però finché prendo il cavalletto, vado, torno e arriva Denise, quindi no, non ci farà capire più niente. Vi ricordate qualche video fa? Ho detto che l'angolo camino, non avrei messo i cuscini natalizi perché li ho già acquistati qui per il divano e i cuscini, i due grandi 50-50, li ho presi all'IKEA e diciamo che costicchiano. Invece i cuscini piccolini li ho presi qui da me al negozietto qui vicino a casa mia e li ho pagati un paio di euro. Quindi ho detto quest'anno, siccome siamo tutti a risparmiare, stiamo un po' tutti a risparmiare perché l'anno è quello che è, ho detto non fa niente, non me ne prendo, sarà per l'anno prossimo, così magari l'anno prossimo metto qualcosina in più nuova. Mio marito, quando ha visto questo Vlogmas, è capitato su Amazon e ha visto questi cuscini qua, ragazzi. Sono 4 a 2,50 l'uno. Arrivano già 4, però costano pochissimo. Quindi c'è questo. Oh, li ho già lavati ieri sera e messi sul termosifone proprio perché ve li volevo far vedere. Sono al contrario? No. Sono molto simili, ragazze, hanno più o meno lo schema è quello. Questo è il mio preferito. E secondo me lì ci stanno benissimo. L'unica cosa che poi mio marito non se ne è accorto che quei cuscini piccoli sono 40-40, invece questi ragazzi sono 45-45. Il 45-45 da me, qui dai cinesi, non esiste. Forse a IKEA sì, sicuramente ci sarà, ma adesso io da IKEA non vado. Magari anno nuovo, dopo Natale. Quindi io ho a casa i 50-50 e i 40-40. Pace, adesso le ho detto a mio marito, non fa niente perché mio marito poi ci è rimasto un attimo, dice non li ho presi completi. No, ma non li dovevi neanche prendere perché poi è un peccato, perché secondo me li metto lì a quei cuscini lì, magari ci stanno un po' più morbidi, poi li aggiusto e magari se avanza un po' di stoffa la faccio capitare così dietro
chi se ne importa, però anzi è da ammirare perché ha avuto un bellissimo pensiero. Poi questi maschietti non badano a queste cose, quindi mi ha fatto piacere. Quindi adesso mi sistemo lì, visto che è calmo per il momento, l'aria è calma. E quando arriverà Denise, sicuramente sistemeremo il vaso. Faccio partecipare anche lei perché mi piace poi che mette le mani, cioè mi fa arrabbiare quando mette le mani, prende per fare l'albero, ragazze. Ci sono stata una giornata intera perché io le mettevo le palle e le toglieva. Poi l'ho sgridata, ho fatto capire che l'albero non lo deve toccare. Va vicino, fa e poi torna indietro. Però 18 mesi che ci aspettiamo e niente ragazze, io mi metto subito all'opera, devo passare ancora la scopa, il Dyson a terra, perché ho fatto poco e niente, perché Denise è partita da stanotte ad essere un po' capricciosa, quindi mi sono trattenuta fino alle 9 nel letto ragazze, solo che e avevo già preparato i piselli da ieri sera, stanno andando i piselli già da ieri sera più di metà cottura, quindi adesso li faccio andare un'altra mezz'oretta e li spengo. E niente, ci mettiamo all'opera. I cuscini li ho messi, guardate, non sembra nemmeno che, vabbè, sì, non sono cicciotti, non sono cicciotti, però secondo me, guardate, ci stanno benissimo. Adesso li sistemo e vi faccio vedere. Guardate, secondo me ci sta perfettamente. Poi con tutto tutte le decorazioni natalizie ci sta benissimo. Poi questo color oro richiama perfettamente i miei addobbi e non ho acceso la ghirlanda oggi, tanto questa è a batteria e l'accendo già dal mattino. Poi qualcuno mi ha chiesto sotto ai video questi alberelli qui, ragazze, li ho fatti io. Se volete, io non ho eliminato le clip, vi faccio vedere perché è semplicissimo. Magari nel prossimo video, nel video di domani, dopodomani, vi metto come farli ed è semplicissimo. E poi la cosa bella che guardate questa lana qui, glitterata e abbinata. Qui c'è Morena che studia ricette. È abbinata a questo runner che mi ha fatto mia madre. Guardate, riflette tanto la luce. No, ma si capisce. Questo ed è abbinato a questa ghirlanda che ho fatto io l'anno scorso e vi lascio anche il video ragazze perché secondo me merita con 2-3 euro, 3-4 euro ho fatto una bella ghirlanda l'anno scorso. Thank you.
Denise? La nonna di e il nonno. Hai visto il presepe? Ragazze, Morena oggi si è alzata, togli l'aria, sì, basta, basta allora, si è alzata con l'idea di fare i bignè. Mandini la punta, mandini la punta, questa mano più giù che stringe, ok, vai, aspetta che ti tengo la, vai, schiaccia forte, vai, 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 buona, fai la puntina, ok. Carino. Li devi fare un po' più grandi, tipo zeppoline. Ah. Anche così li puoi fare come prima volta. Basta, la punta, basta. Qua poi si prende il dito bagnato all'acqua e si toglie questa punta, perché sennò si brucia. E beh, se faccio così, che li fa? No, ma va bene così, li puoi fare anche così. È più comodo. Chissà se mangeremo i bignè oggi. Non penso. No, è brava. Ma non importa la forma, è il sapore che conta. Allora ragazze, mentre Morena si fa i bignè, io e Denise ci puliamo lo specchio. Vabbè, Denise è quella che lo sporca lo specchio. Ci puliamo lo specchio e così iniziamo a decorare. E io lo faccio con questo brillavetri. Attenda che cadi, questo brillavetri e lo scottex. Di chi sono queste manine qui? Di chi sono? Ferma Denis. Non si mettono le mani, mamma ha pulito. Basta. Basta. Allora ragazze, il vaso incriminato è questo. Guardate, si intravede comunque la figura della renna. Vabbè, dal vivo rende di più l'abete. Adesso io nel corridoio ho una luce gialla pessima, quindi non rende bene, fa anche ombra. Comunque è carino, è carino. Solo dentro, vabbè, si intravede il verde, però non ha consumato nemmeno il colore, perché poi tanto dentro chi lo deve vedere? Allora ragazze, guardate, il risultato è questo, secondo me ci sta bene, e poi guardate, è luccicante, è perfetto secondo me, solo che non lo so se si vede dal pavimento, ci sono un sacco di brillantine già, e considerate che l'ho solo sistemato, adesso che ci passa Denise vi lascio immaginare, adesso ripulisco tutto e ci vediamo dopo. Allora, ragazze, Morena ha finito. Qui c'è l'ultima parte.
di bignè. E questo è il risultato. Io direi che come prima volta vanno benissimo. E in più, ragazze, con il bimbi vi lascio la ricetta sia della pasta choux che della crema. Con il bimbi, stavo dicendo, ha fatto la crema, solo che adesso è bollente. E quindi la fa raffreddare e riempie i bignè. Qui c'è una polpettina affamata. Vieni. Ti fa fame? E infatti ho messo su un po' di pastina per lei e noi mangiamo pasta e piselli, come vi dicevo prima. E niente, adesso vedo se è lungo questo vlog, lo chiudo adesso, altrimenti ci vediamo più tardi. Sei sporchissima, Deni, vediamo in musino. Grazie. No, dai un altro. Grazie. Ah, un altro vuole mamma. Dobbiamo mettere la... Grazie. E mo gli faccio il buco a Morena, dai. Dai, dammelo un altro. Dammi la storia ultracentenaria della famiglia Ruggero, ci insegna che per esaltare il gusto e ottenere il bene di ricetta bisogna scegliere la patata Ruggero giusta. E allora chiudiamo Deni. Ma perché Deni si è musino sporco? Perché? Cosa ha mangiato Denise? E poi